Le tre domande per capire bene la lezione nuova di storia. Chi era Papa Gregorio VII? Papa Gregorio VII è stato un papa che ha cercato di cambiare le cose all'interno della Chiesa. Sappiamo che la Chiesa nel Medioevo era immersa in una pessima corruzione, una pessima situazione a causa della corruzione, a causa della simonia, ovvero della vendita di cariche ecclesiastiche, a causa degli scontri con l'impero, a causa della presenza delle eresie che la indussero a creare questo tribunale di inquisizione e a combattere contro questi movimenti. Il Papa Gregorio VII cerca di modificare i pessimi comportamenti dei sacerdoti corrotti, combatte la simonia, cerca di separare il potere temporale da quello spirituale, quindi di smetterla di continuare a lottare contro l'imperatore. Nonostante però i suoi sforzi, molti sacerdoti continuarono a vivere senza tanto preoccuparsi delle sue richieste e presto la situazione della Chiesa precipitò di nuovo. Chi è l'imperatore Federico II? Federico II fu un imperatore eletto all'inizio del 1200. Fu un imperatore molto apprezzato perché si può dire che possiamo definirlo un po' un imperatore illuminato. Stabilì la sua corte a Palermo, che nel frattempo era diventato con il sud Italia parte dell'impero. Emanò le costituzioni amalfitane che garantivano delle leggi alla base delle decisioni dell'imperatore, che non era da poco, e ospitò a corte poeti e letterati che diedero vita alla scuola siciliana da cui nacque la prima letteratura italiana. Quando però iniziò a pensare di provare a fare quello che aveva cercato di fare Federico Barbarossa, ovvero di estendere il proprio potere sul nord Italia, a danno dei comuni, il Papa si spaventò, si rese conto che se avesse preso in mano anche il nord Italia, il Papa e il suo stato della Chiesa si sarebbe trovato schiacciato in mezzo all'impero e quindi prese la parte dei comuni che lo sconfissero in alcune battaglie, poi sconfissero anche i suoi successori e pian piano causarono il crollo del potere imperiale. Chi sono gli Angio o Angioini? Sono una famiglia feudale francese che in questo periodo estese il proprio dominio sull'Italia meridionale. Dominavano tutta l'Italia del sud, fino a un certo punto quando si scontrarono con gli aragonesi e l'Italia del sud si ritrovò divisa in due regni distinti. Ora tocca a te. Studia sul file che ti è girato all'inizio della settimana, quindi non sul libro questa volta, ripassando, mi raccomando, anche le lezioni precedenti. Ci sono alcuni appunti che ho inserito nel file che ti possono aiutare. Mi raccomando, fatti trovare pronto all'interrogazione di storia della prossima settimana. Buon lavoro!